E collegato con noi dallo studio di Roma saluto anche Alberto Bagnai, docente di politica economica che è anche candidato per la Lega. Ben trovato. Grazie per l'invito. Ecco Arfalas, io partirei da lei per cercare di capire esattamente perché l'Europa chiede il rispetto di questo vincolo che, lo ricordiamo, nel caso di sforamento darebbe anche inizio a delle procedure che porterebbero poi a delle sanzioni. Allora, la cosa nasce molti anni fa, messa così, uno dice accidenti, 3%, chissà quali misteri nasconde. All'epoca i diversi paesi, cioè diciamo i paesi virtuosi, avevano un debito che era in rapporto al reddito nazionale del 60%, il famoso 60%. Dopodiché la crescita economica allora era del 5%, 3% reale, 2% di inflazione. Quindi noi avevamo un 5% di crescita economica e un 60% di debito in media. Qual è il deficit che non fa crescere il debito se c'è una crescita del 5%? È il 3%, fine. Cioè non c'è nessuna teoria, chissà chi che ha preso il Nobel. Hanno preso la crescita di allora, il debito di allora e si sono detti qual è il massimo deficit che non fa crescere il debito? 3%, fine, così è nato. La cosa in sé è stupidotta, è anche piuttosto rozza. Perché? Perché? Perché è semplice, è troppo semplice. Ma anche perché Semplifica nessuno, troppo la sì, ma realtà, nessuno insomma. poi oggi cresce del 5%, i debiti non sono più al 60%, cioè è cambiato tutto. Allora qual è il valore, il senso di questo 3%? È simbolico, è un numero, una specie di, come potrei dire, totem che serve a dire no al partito della spesa, no alla spesa allegra, no alla crescita del debito. Questa è la sua funzione, quindi non è che uno rimane estasiato dall'intelligenza del numero, ma rimane, diciamo così, vincolato a un numero che ha il significato di niente spesa facile, niente partito della spesa. Ecco, Arfalas ha spiegato molto bene il perché e il per come di questo vincolo. E ora Bagnai vorrei chiedere più nel dettaglio quella che è stata la posizione presa da Salvini e presa dalla Lega nei confronti di questa regola, che dice se danneggia le famiglie italiane noi non la rispettiamo. Che cosa significa? In che termini può danneggiare gli italiani? Intanto concordo pienamente con la ricostruzione fatta da Arfaras. Io diciamo, studio queste tematiche da parecchi anni, ho fatto anche la tesi di dottorato e anche nel mio blog ho spiegato in un articolo che si chiama Maastricht e l'aritmetica del debito come questi numeri stanno insieme. È vero, è una regola che ha un significato che è esattamente quello che è stato esposto. Ora, vede, Arfaras ha anche posto le basi per la critica però di questa regola, che poi è una critica più generale. Una critica direi dell'intero impianto europeo. Questa regola nasce condizionata da certe circostanze storiche e da certi rapporti di forza fra paesi che ora non ci sono più. Ora non siamo più in un'economia in crescita, siamo in un'economia dove l'inflazione è praticamente virtualmente assente. E direi che questo ci dovrebbe obbligare a ragionare in un modo un po' più pragmatico, cioè non con l'ipocrisia delle regole. Fatta, dice Arfaras, per abolire, per diciamo, contenere il partito della spesa, io la vedo in un modo un po' diverso. Direi che questo dibattito sulle regole è un dibattito vecchiottino che ormai ha una trentina d'anni, che andava di moda negli anni 80, negli anni 70, era il dibattito regole versus politiche discrezionali, ovvero. Lo senso delle regole è quello di comprimere gli spazi di scelta del politico. Ora, comprimere gli spazi di scelta del politico, affinché sia quasi possibile argomentare che è una cosa buona, dovremmo pensare che i politici siano tutti degli incompetenti. Io questo non lo pensavo neanche prima di entrare io in politica. Ritenevo viceversa che dei governi democraticamente espressi dagli elettori avessero il diritto di avere le mani ragionevolmente libere. Adesso vengo alla sua domanda che non voglio eludere con le chiacchiere, non sono ancora abbastanza politico. Lei dice in che cosa possono fare male queste regole? Abbiamo un esempio davanti agli occhi. Gli telespettatori sanno quanto noi che noi siamo stati aiutati, fra molte virgolette, dal governo Monti a rispettare la regola del 3% con delle politiche di tagli. Questo ha reso più fragili le finanze pubbliche perché, dato che i tagli hanno sì contenuto la spesa pubblica, ma hanno anche distrutto il reddito degli italiani, il rapporto fra debito e reddito, grazie all'austerità, invece di scendere, è salito di oltre 13 punti, rendendoci ancora più aggredibili in caso di crisi finanziaria. Poi
Poi adesso, dopo, tutti versano le lacrime e dicono è stata fatta l'austerità cattiva, non quella buona. Io posso solo dire, scusate, è un fatto che il 16 novembre 2011 aprii un blog per dire che questa cosa avrebbe causato questo disastro. E 7 anni dopo sono qui a fare quasi il politico, se qualcuno mi voterà. Giusto per dire che la irrazionalità delle regole e il modo in cui queste possono danneggiare i cittadini sono un fatto storico. Sono comprovate dalla teoria economica e diciamo lo abbiamo visto con i nostri occhi. Ecco, però sentiamo quella di Salvini, che ha intervistato proprio oggi a Fatti e Misfatti, ha parlato anche di questo punto. Lo dico da papà. È come se ci fosse una regoletta a casa della famiglia Rossi che ci sta guardando, che dice tu questa settimana, perché è una regola di Bruxelles, non puoi spendere più di 10 euro per dar da mangiare ai tuoi figli. Tu arrivi a venerdì e hai speso 10 euro, ti mancano il sabato e la domenica. Puoi fare due cose: rispettare la richiesta di Bruxelles, bimbo mio, sabato e domenica non mangi perché c'è il tetto. Oppure, se sei papà, te ne freghi e invece di spendere 10 ne spendi 15 perché tuo figlio deve mangiare. Questi numeretti decisi a Bruxelles hanno portato a 5 milioni di poveri in Italia. Evidentemente sono dei numeretti sbagliati, che gli altri non rispettano, che i francesi non rispettano, che i tedeschi non rispettano perché vendono, e siamo gli unici fessi che non diamo da mangiare ai nostri figli perché ce lo chiede l'Europa. Ora, siccome siamo i secondi che pagano in Europa, io voglio ridiscutere questi numeri e queste regole. Conto che Berlusconi mi dia una mano, c'è nel programma che abbiamo firmato la revisione dei trattati europei, viene prima l'interesse dei nostri figli e dei nostri imprenditori rispetto a quello dei burocrati europei. E quindi quel 3%, se riusciamo a mantenerlo, lo manteniamo. Se abbiamo bisogno di aiutare i figli degli italiani, il 3% per me non esiste. Ecco, questa è la voce di Salvini. Vorrei sentire un'altra voce di una forza politica totalmente opposta che ci ha raggiunto in collegamento telefonico, il senatore Miguel Gotor, candidato di Liberi Uguali. Ben trovato. Ben trovata a voi, grazie. Ecco, grazie a lei Gotor per aver accettato il nostro invito. Io le chiedo subito qual è la vostra posizione in merito all'eventualità, alla possibilità di sforare questo vincolo richiesto dall'Unione Europea. No, guardate, io vorrei che chi ci ascolta si rendesse conto che la Lega, Salvini, Berlusconi non vengono da Marte. Hanno governato questo paese per 8 anni negli ultimi, tra il 2000 e il 2013, per 8 anni, e hanno portato nel 2011 l'Italia a un passo dal baratro. E al governo non evidentemente mettevano in pratica ciò che oggi sento predicare da Salvini e non lo facevano perché quegli atteggiamenti e quelle posizioni è tutto un peso di debito pubblico che si scarica sui figli e sulle generazioni degli italiani. Quindi per demagogia, sotto elezioni, si fanno promesse e si fa la voce grossa. Poi però la prova pratica di governo di Berlusconi e della Lega si dimostra non solo che quanto viene promesso non viene mantenuto, ma che, ripeto, l'Italia era stata lasciata nel 2011 a un passo dal default. Ecco, ma Gotor, Allora, in merito questa è la a questo posizione, tema in scusi, particolare, questa è prego. la posizione, diciamo, generale. Nel particolare, secondo noi di Liberi Uguali, quello che è possibile fare concretamente e con impegno è provare ad attuare una norma che si chiama Golden Rule, che significa non considerare per il calcolo del deficit, non considerare le spese per gli investimenti. Questo è un discorso molto più serio e realizzabile,
è un primo passo per provare a modificare il fiscal compact, ma è qualcosa di concreto, cioè sugli investimenti che producono lavoro ed attivano l'economia, su quello allora noi chiediamo non considerare quell'intervento nel calcolo del deficit. Certo, chiarissimo. Ma l'Italia resta con un problema enorme, che ha il più grande debito pubblico tra i paesi europei, e da quel debito bisogna gradualmente rientrare, perché ripeto, è un masso che è sulla testa e sulle spalle nostre e soprattutto dei nostri figli. Chiarissima la vostra proposta. Ecco, siamo in chiusura, Bagnai, velocissimamente. Io ho trovato molto deludente l'intervento di Gotò, lo dico con rispetto, perché vede, lui ha fatto lo storico e ha fatto la storia dell'Italia dicendo che la coalizione a cui appartengo non viene da Marte, ma appunto forse dovremmo anche riflettere su cosa è successo mentre era il governo Berlusconi. Quando c'era il governo di centrodestra in Italia, il debito pubblico è andato scendendo, e noi abbiamo più o meno rispettato le regole europee, mentre Germania e Francia le hanno violate. Dopo c'è stata una crisi, ma accusare il governo di centrodestra di essere stato l'artefice di una crisi che è stato uno shock mondiale che ha messo in ginocchio tutte le economie del mondo mi sembra un tantinello sleale. Come pure forse se si parla della proposta di una parte politica bisognerebbe leggerla, perché nel programma di coalizione, quindi quello che è stato sottoscritto da Forza Italia, dalla Lega, da Fratelli d'Italia e dalla cosiddetta quarta gamba, come voi giornalisti la chiamate, in quel programma non c'è scritto che si deve fare spesa per sprecarla, si parla appunto di spingere la spesa per investimenti. Cioè, io quello che vorrei dire all'onorevole Gotor, ma anche ai miei interlocutori politici da un'altra parte, che c'è un paese da salvare da un'aggressione abbastanza evidente che si sta verificando sui mercati esteri. A questo punto, se diciamo la stessa cosa, bene, rallegriamocene, non facciamo finta di litigare su ciò su cui siamo d'accordo. È chiaro che c'è da promuovere gli investimenti. Alzare il ditino per dire io lo faccio meglio, quando peraltro poi non si hanno neanche competenze specifiche in economia per poterlo argomentare, non sarà mai una strategia dialetticamente valida. Lo dico con grande rispetto per gli interlocutori, perlomeno non fatelo con me. Critica. Aspettate uno dei tanti miei colleghi di coalizione che sono preparati in biologia, in botanica, ecco, così almeno finisce meglio. Ecco, tutto qua. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi oggi, perché questo comunque era un tema abbastanza spinoso e importante anche da affrontare. Grazie anche a Alberto Bagnai e soprattutto anche a lei, buona campagna elettorale.